Conferenza stampa stamani del procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo in questura, alla presenza del capo della squadra mobile Vincenzo Perta e del commissario Maria Lombardo di Palma di Montechiaro per denunciare quanto accaduto nella serata di ieri a Palma di Montechiaro. Il personale della squadra mobile e del locale commissariato di pubblica sicurezza ha dato esecuzione a un'ordinanza emessa in invalidata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di una donna di Palma di Montechiaro di 50 anni. La donna, indagata per i reati di calunnia e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commesse in data 5 dicembre in danno dell'ex marito, anch'esso di Palma di Montechiaro, di 48 anni. Nello specifico, il 5 dicembre 2023, la donna aveva denunciato il suo ex marito asserendo di essere stata aggredita con l'utilizzo di una sostanza acida corrosiva. L'uomo era stato tratto in arresto nella quasi flagranza di reato di tentata deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Le indagini, intraprese immediatamente dalla squadra mobile e dal commissariato di Palma sotto la direzione della Repubblica del Tribunale di Agrigento, hanno portato a rovesciare il quadro accusatorio inizialmente che si era prospettato a carico del marito. Accertare quello che la gente sa e quello che la gente invece dice, che sono due cose profondamente diverse, soprattutto perché normalmente la gente, in qualsiasi veste, all'autorità giudiziaria o a quella di polizia, non dice mai quello che sa. E quindi le intercettazioni restano purtroppo uno strumento investigativo indispensabile ed ineliminabile anche per questi reati. Fondamentale. Fondamentale, questa è una. La svolta comunque non è che c'è stato un momento, La situazione, come ho detto nel precedente comunicato stampa, appariva poco chiara sin dal principio, perché io non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto. E questa era la prima enorme anomalia nella prima narrazione resa dalla signora in ospedale davanti alla dottoressa Cifarinò, che ha condotto le indagini nella prima fase. Preso atto di questo, ovviamente noi abbiamo deciso di agire con la massima prudenza facendo tutti gli accertamenti. Io stesso sono andato a fare un sopralluogo sul luogo del delitto, chiamiamolo, sulla scena del crimine, assieme al gabinetto di polizia scientifica, quando abbiamo avuto la disponibilità del personale del gabinetto di polizia scientifica, che per quello che accade in Sicilia dovrebbe avere 150 persone per poter essere presente dovunque in tempo reale, come la cronaca televisiva e giornalistica vorrebbe. Ma non è così, e quindi abbiamo dovuto aspettare. Anzi, che li abbiamo avuti e lì ci siamo fatti un'altra idea. Poi la polizia giudiziaria ha svolto ulteriori indagini al riscontro, abbiamo verificato che alcune cose che c'erano state dette nell'immediatezza non rispondevano a verità, ulteriori contraddizioni. È chiaro che in questo modo uno si fa poi un'idea diversa, che poi deve compendiare, confortare, riscontrare, verificare e alla fine si traggono le conclusioni. Ovviamente quando questo è materialmente possibile. E allo stato siamo arrivati a questo punto. Abbiamo ancora degli accertamenti tecnici in corso, la signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività a riscontro su tutta una serie di vicende, sia pregresse che attuali. Detto questo, poi gli daremo le fila di questa vicenda che ormai però a me sembra, nella sua dinamica materiale, abbastanza chiara. Questo è quanto emerso dall'ulteriore segmento investigativo che ci ha consentito appunto di riscontrare degli elementi di gravi indizi di colpevolezza a carico della donna. Quindi è stata un'indagine complessa che ha impegnato gli uomini della squadra mobile del commissariato di Palma di Montechiaro e della polizia scientifica praticamente giorno e notte. Nonostante le difficoltà, la complessità del caso che si è presentata sin dal primo momento. Fortunatamente però gli elementi raccolti hanno consentito, a nostro avviso, in questa fase delle indagini, di ristabilire la verità e di poter dire in questo momento che appunto i gravi indizi di colpevolezza appunto ricadono sulla signora che appunto avrebbe sfregiato il suo ex marito con dell'acido, provocando addirittura delle ferite e delle lesioni che in questo momento appaiono addirittura irrimediabili.
Come dopo l'arresto ho detto qualcosa alla signora? Ovviamente non possiamo riferire nulla in merito a questi... Come diceva il procuratore capo, le indagini non sono concluse. Le indagini non sono concluse, non le abbiamo mai concluse. Altrimenti, se noi ci fossimo accontentati della prima verità, quella riferita dalla signora, le indagini si sarebbero concluse però con un approdo che non sarebbe stato veritiero. Invece l'impegno della squadra mobile, degli uomini del commissariato di Palma di Montechiaro e della polizia scientifica sono invece stati, come dire, al momento attuale utili per poter arrivare ad una verità che appunto possiamo considerare acquisita, almeno al momento, allo stato degli atti. C'è qualche ipotesi sul modello, dottor? Non posso dire altro in questo momento. Fondamentali sono state le intercettazioni? Sono state fondamentali le intercettazioni, le attività tecniche nel complesso e vedremo il prosieguo dell'attività di indagine cosa dirà. È mai contraddetta nella sua versione dei fatti? Si è contraddetta in relazione ai riscontri che abbiamo effettuato. Infatti tutto sembrava propendere verso le storie che sempre sentiamo della donna aggredita e così in un primo momento sembravano andare le indagini, però in questo caso non è stato così. I risultati investigativi sono stati diversi, il commissariato ha gestito il primo intervento, ma c'è stata una simbiosi, potrei dire, con la squadra mobile, con la procura e con la polizia scientifica, come se avessimo operato tutti insieme in una estrema sinergia, come ha detto il dottor Berto.